Cari amiche e cari amici, il fascismo è stato qualcosa di veramente interessante, di veramente grande. Poi è chi può dire che è stato grande nel bene, chi può dire che è stato grande nel male, ma il fascismo resta un fenomeno grande, gigantesco, al punto che a decenni dalla sua conclusione ancora se ne parla. Purtroppo in questi decenni il dibattito è stato impossibile perché c'è stata una continua demonizzazione del fascismo. Ricordo per esempio quando da ragazzo leggevo dei libri sull'architettura del fascismo che erano totalmente ideologizzati. A rivalutare l'architettura del fascismo fu proprio Vittorio Sgarbi, che è tutt'altro che un fascista. Quindi ripropongo sul decimo toro l'argomento fascismo. Mi pare sul primo canale ho fatto una playlist di vari video sul fascismo. Questa volta ve lo propongo secondo degli interventi che ci sono stati oggi, 4 dicembre 2020. E il primo intervento che vi propongo è quello di Donatello Ermini, che del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma, che ci parlerà della visione di De Felice del fascismo e di altre cose. Ascoltiamolo insieme. Per avermi invitato a partecipare ad un'iniziativa che attraverso la chiave di lettura di Gino Germani e di Renzo De Felice ci permette di tornare a riflettere sui dilemmi, le ambivalenze, i pericoli che contraddistinguono le società contemporanee e le nostre democrazie. Ora, Gino Germani e Renzo De Felice condividono entrambi un destino per certi aspetti avvicinabile. Germani, nonostante appunto abbia insegnato ad Harvard e in Italia e abbia avuto rapporti con i maggiori politologi, sociologi, storici del Novecento, è pressoché oggi dimenticato. De Felice ovviamente no. Tuttavia, il suo lavoro, al di là delle polemiche che ha suscitato, resta spesso poco e mal conosciuto e anche quando lo si cita, molto spesso lo si cita male. In virtù di ciò mi pare utilissimo tornare a riflettere sulla loro opera e nel mio caso farlo inquadrando il loro lavoro nel più ampio contesto del dibattito internazionale attorno a un tema come quello del fascismo, che è proprio negli ultimissimi anni tornato al centro delle polemiche del dibattito politico e culturale in Occidente. Al punto che poche settimane fa uno dei quotidiani più diffusi nel nostro paese, la Repubblica, ha allegato al proprio giornale gratuitamente il volumento scritto da Umberto Eco, Il fascismo eterno. Segno peraltro di un clima e posso aggiungere di una precisa tendenza interpretativa su cui tornerò poi alla fine della mia relazione. Perché a partire dagli anni 60? Perché oggi la storiografia sul fascismo deve moltissimo a quei 15-20 anni, cioè anni 60 e anni 70. Prima di allora, è noto il dibattito sul fascismo era legato alle interpretazioni classiche fornite dall'antifascismo militante, che vedeva nel fascismo una negatività storica, un regime reazionario che aveva conquistato il potere attraverso l'uso della forza, con l'unica volontà di bloccare il cammino della storia, cioè di bloccare la modernità, l'evoluzione verso il progresso, l'emancipazione e la democrazia. In sostanza, quindi, in una parola, il fascismo era letto come una deviazione dal corso naturale della storia. Ecco, con l'inizio invece degli anni 60 le cose iniziano radicalmente a mutare e lo nota proprio Renzo De Felice nel 1962, quando recensisce l'antologia di scritti sul fascismo curata da Costanzo Casucci, nella quale sottolinea nuove visioni che sembra stiano superando i vecchi schematismi ideologici e anzi si augura che gli studi in futuro continuino ad indagare le radici del largo consenso popolare e indaghino il fascismo come un fenomeno originale e rivoluzionario.
E questo augurio viene ascoltato. Non ho il tempo per citare i tantissimi studi che vengono pubblicati ad inizio anni 60 o nel corso degli anni 60. Mi limito per la sua importanza a citarne soltanto uno, cioè nel 1967, presso l'Università di Reading, il Center for Advanced Study of Italian Society, diretto da Stuart Wolf, organizza un convegno dal titolo The Natural Fascism, nel quale vengono invitati a dialogare i principali studiosi, sociologi, politologi e storici sul fascismo. Per tutto il decennio successivo, quindi gli anni 70, il dibattito, lo scontro, il dialogo tra storici, sociologi e politologi non ha fine. Probabilmente anche incalzato, stimolato dagli eventi degli anni 70, con la fine dei gloriosi 30 anni e la percezione di una incombente potenziale nuova crisi delle democrazie in Occidente. E arriviamo al 1983. Quando la Terza pubblica, ripubblica le interpretazioni del fascismo di Renzo De Felice, il quale al suo interno dedica il volume ai due studiosi che hanno maggiormente influito sulla sua visione del fascismo e nei confronti dei quali dichiara di aver contratto un debito intellettuale. E questi due studiosi sono Gino Germani e George Mosse. Germani e Mosse conosciuti entrambi da De Felice nella stessa occasione, cioè a Reading nel convegno che ho citato poco fa del 1967. E come con Mosse, anche con Germani, immediatamente nei mesi successivi, De Felice avviò un intenso scambio di rapporti culturali, emerge dall'analisi delle carte personali di Gino Germani conservate presso la Fondazione Ugo Spirito, dove De Felice viene coinvolto in tutta una serie di progetti di ricerca, di convegni, di incontri, di seminari con lo storico italiano. Perché questo sodalizio? Penso che per quanto riguarda il rapporto tra De Felice e Germani si possa dire quanto io stesso ho affermato alcuni anni fa del rapporto tra Mosse e De Felice. E cioè lo storico italiano trovò nei lavori del sociologo una serie di idee vicine a quelle che stava lui stesso sviluppando nei propri lavori. Trovò chiarificate, sistematizzate, legittimate anche alcune intuizioni che De Felice stesso aveva già pubblicato. Due parole sulle caratteristiche principali della storiografia de Feliciana. De Felice analizzava il fascismo nella sua dimensione storica temporale, l'Europa tra le due guerre, definiva tra anni 60 e primi 70 il fascismo come un fenomeno rivoluzionario di tipo nuovo, moderno, profondamente diverso dai regimi autoritari, un fascismo dotato di una propria originale ideologia e cultura, le cui radici peraltro si situavano dove? Si situavano nella sinistra rivoluzionaria interventista e di conseguenza nella tradizione dell'illuminismo e della rivoluzione francese. Il fascismo, secondo De Felice, era nato a seguito della crisi economica, sociale, politica, culturale, scaturita dalle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, la cui base sociale erano i ceti medi, emergenti e non in crisi. E questa è una cosa importante da sottolineare. Un fascismo che aveva goduto ampi consensi tra le masse, consenso peraltro che era determinato non tanto dal sistema poliziesco, dalla violenza del regime politico, quanto piuttosto dal messaggio stesso contenuto nella propria ideologia. E seppur convinto di tenere sempre ben chiare le distinzioni nazionali tra i vari fenomeni cosiddetti fascisti, secondo Di Felice era necessario rintracciare un minimo comune denominatore, rintracciabile anche grazie alle interpretazioni fornite dalle scienze sociali, ritenute meno legate agli schemi ideologici e agli schematismi dell'antifascismo militante. Ed era un minimo comune denominatore che secondo De Felice doveva radicarsi nell'arco geografico cronologico, l'Europa tra le due guerre, nella base sociale appunto dei ceti medi
di ceti medi, peraltro la ricerca quindi di nuovi spazi, nuove organizzazioni capaci di legittimarne la centralità e di difenderne le proprie aspirazioni, minacciate contemporaneamente dal movimento operaio e dalla borghesia capitalistica. Un minimo comune denominatore che doveva essere rintracciato nella tendenza a mobilitare le masse e quindi a farle partecipare attivamente alla vita politica attraverso il rapporto diretto con il capo, e uno stato d'animo comune, antiliberale, antisocialista, e volto a dar forma ad un uomo nuovo e a una nuova, a un nuovo ordine sociale. Oh, sulla base di questi aspetti, quindi, risultò fondamentale l'incontro con gli studi che a partire appunto dagli anni 60 stavano emergendo e con l'opera di Gino Germani, con le interpretazioni di Germani, che sono peraltro state ben analizzate da Serra nei suoi lavori, schematicamente ciò che convergeva con le ricerche di De Felice era l'interpretazione di Germani del fascismo come un prodotto non deviato, ma connaturato alla modernità e ai processi di modernizzazione e secolarizzazione. Quindi essere un regime moderno che rispondeva alle domande e ai bisogni specifici della popolazione, sia sotto l'aspetto socio-economico che culturale. Il suo essere un totalitarismo profondamente diverso dai regimi reazionari e conservatori e dagli autoritarismi tradizionali, ma diverso a sua volta da tutta una serie di regimi moderni autoritari che venivano chiamati, secondo Germani, impropriamente fascisti, perché a differenziarli era il diverso atteggiamento che questi ultimi avevano nei confronti delle masse, in quanto non tanto orientati a mobilitarle come il fascismo, quanto piuttosto a demobilitarle, cioè a smobilitare quei settori della società che invece inizialmente avevano appoggiato e partecipato alla presa del potere. Quindi, secondo Germani, il fascismo era un regime che aveva mirato non tanto a sottomettere le masse con la forza e con la violenza, quanto appunto a farle partecipare attivamente, chiedendone la collaborazione attiva, fino ad arrivare ad una loro risocializzazione, scriveva Germani, mosse probabilmente avrebbe scritto conversione, ma il senso è molto simile. C'è appunto una risocializzazione ai dettami dell'ideologia capace di dar forma a cosa? Al fascista, cioè a un militante, a un credente interiormente nella ideologia del regime. E di conseguenza questa analisi portava Germania a restringere il campo dei regimi propriamente fascisti all'Italia e alla Germania e, soltanto per i suoi primissimi anni, alla Spagna di Franco. Su tutti però Germani dimostrava in modo empirico uno degli elementi chiave dell'interpretazione del fascismo di De Felice, e cioè la sua natura di fenomeno rivoluzionario che aveva la sua base sociale nei ceti medi emergenti. Era in sostanza il concetto di mobilitazione ad essere fatto proprio da De Felice, che si legava al processo di secolarizzazione, cioè alla necessità di mantenere un nucleo prescrittivo all'interno delle società capace quindi di integrare la popolazione. Quindi per Germania il fascismo non era frutto di altre forze, ma il risultato di una costante tensione tra mutamento e tradizione, tipica delle società moderne, che era esplosa all'indomani della Prima Guerra Mondiale, quando, radicalizzandosi la mobilitazione dell'ancora marginale classe operaia, movimento operaio che Germani chiamava mobilitazione primaria, era emersa la mobilitazione secondaria dei ceti medi, cioè di ceti già integrati nelle strutture sociali e politiche e culturali del paese, ma all'interno dei quali era emersa la percezione di una loro possibile rimarginalizzazione, che li portava quindi a mobilitarsi e a ottenere nuovi spazi e un maggiore peso politico. Ora, De Felice e Germani quindi si inseriscono in un intenso filone di ricerca
che punta nel superare in sostanza la logica della lotta di classe e della degenerazione antitetica alla modernità. E quindi in un filone di ricerca intenso che, al di là delle varie differenze tra i singoli studiosi, ruotava attorno ad alcuni concetti chiave: modernità, mobilitazione, partecipazione attiva, consenso anch'esso attivo e risocializzazione delle masse attuate sulla base di una originale ideologia rivoluzionaria. Questo in ambito internazionale. In Italia il discorso invece in quegli anni era profondamente diverso. In Italia invece il fascismo veniva ancora letto molto spesso in chiave politica e morale, veniva definito come un epifenomeno privo di un progetto politico vero e proprio, nato soltanto come reazione violenta alla modernità e al progresso. Faccio soltanto due velocissimi esempi. Nel 1969 Enzo Santarelli, sui studi storici, recensisce proprio gli atti del convegno di Reading, criticando il convegno di Reading, che insisteva su una lettura eccessivamente psicologica del fascismo, il quale invece al contrario doveva essere inquadrato nell'ambito dei problemi di storia del capitalismo e nel contesto dell'imperialismo, tipico del periodo tra le due guerre. Secondo Santarelli, soltanto in questo modo era possibile far uscire il fascismo dai limitati confini europei e dalla rigida periodizzazione dei due conflitti mondiali. Alcuni anni dopo, 1976, Enzo Collotti sottolinea come i veri fini del fascismo erano dei fini imperialisti, restauratori, controrivoluzionari di un regime che si era imposto con la violenza e il terrore su masse inermi. Le citazioni possono continuare, potrei citare con tesi simili un altro volume uscito nell'85, addirittura Storiografia del fascismo, pubblicato da Franco Angeli, ma nella sostanza le interpretazioni non cambiano in quegli anni. Da allora il clima invece è profondamente mutato. In ambito internazionale, innanzitutto, la ricerca ha continuato lungo le interpretazioni fornite negli anni 60 e 70, dando un'immagine forte e ben precisa del fascismo, differenziando i singoli contesti nazionali, ma nello stesso tempo non rinunciando alla necessità di un'analisi in chiave comparativa che mette da parte l'idea di un unico e indifferenziato fenomeno universale fascista, ma che elabora la possibilità di una tipologia generale del fascismo che ruota sostanzialmente o attorno alla interpretazione culturalista di Roger Griffin, oppure alla definizione multidimensionale di Emilio Gentile e Stanley Payne. Insomma, in sostanza, la ricerca internazionale ha dato del fascismo una lettura modernista e totalitaria, che lo pone in totale antitesi con movimenti, partiti e regimi autoritari di natura tradizionale e militare. A questo punto possiamo dirci soddisfatti, non del tutto. Proprio Renato Moro, alcuni anni fa, nel commentare il numero monografico della rivista Studi Storici sulla storiografia sul fascismo, ha notato invece, per quanto riguarda il nostro paese, la presenza ancora di una tendenza addirittura opposta rispetto alle interpretazioni fornite dalla storiografia internazionale. Da noi, in sostanza, pur riconoscendo il merito dei lavori pubblicati a livello internazionale, si continua a tendere a voler mettere in secondo piano il ruolo dell'ideologia e a dare maggiore centralità al problema della violenza. Di che tipo di violenza, però? Non certo di una violenza che va intesa come frutto di una mentalità, come cioè essenza della forma mentis del fascista nata dall'esperienza di guerra, come uno stile di vita, un mito orientato a voler creare una nuova civiltà e a forgiare un nuovo tipo di italiano, quanto piuttosto ad una violenza intesa come violenza di Stato. E quindi un concetto, appunto, precisava Moro, che rischiava di far perdere di vista ogni distinzione, non solo tra regimi fascisti, ma tra fascismi e semplici dittature, o addirittura tra dittature e democrazie, arrivando addirittura a
perdere di vista la distinzione tra Stato moderno e Stato d'ancien régime. Non sorprende quindi, perlomeno non mi sorprende, leggere nell'introduzione al volume che Giulio Albanese ha pubblicato dalla Terza nel 2016, Dittature Mediterranee, nella cui introduzione l'autrice sottolinea come la somiglianza tra regimi fascista, italiano, spagnolo e portoghese si collochi nella comune soluzione autoritaria volta a stabilizzare le istituzioni dinanzi alla crisi prodotta dall'ascesa delle masse nella politica. Tre dittature, quindi, afferma Albanese, rappresentative di una delle possibili vie per la restaurazione del potere borghese nell'Europa degli anni 30. Sembra sostanzialmente di risentire una versione aggiornata, ma molto simile tuttavia, alle tradizionali interpretazioni del fascismo come regime autoritario borghese fornite dalla sinistra antifascista tra le due guerre. E peraltro si tratta di un problema che non è soltanto italiano, e qui mi riallaccio a quanto affermato all'inizio, perché sta emergendo anche a livello internazionale una nuova tendenza a leggere il fascismo come un fenomeno transnazionale, come e atemporale, che al di là di alcune trasformazioni arriva fino ad oggi, palesando una visibile continuità. Lo lascia intendere Timothy Snyder. Lo lasciano intendere i titoli di alcuni volumi pubblicati all'estero, come ad esempio Fascism Without Borders. Lo dice esplicitamente Enzo Traverso nel suo volume The New Faces of Fascism, o ancora i lavori di Federico Finckenstein, sia nel suo testo di qualche anno fa, Transatlantic Fascism, che mette sullo stesso piano peronismo e fascismo, o il più recente, From Fascism to Populism, dove in particolare, cito, vuol mostrare su come e perché il fascismo si mutò in populismo nel corso della storia, dando vita al post-fascismo al singolare, una forma politica cioè che è fondata sulla xenofobia, intolleranza e soprattutto la violenza, accomuna regimi e movimenti, dal peronismo alla destra radicale europea odierna, e proceda a una rielaborazione del fascismo per adattarlo a un'epoca democratica, tenendo fermi la sua natura controrivoluzionaria e antiprogressista. Il volume di Finkelstein si chiude con l'elezione del presidente americano Donald Trump. Il fascismo, dunque, e concludo, sembra ancora circondato da una grande nebulosa, che finisce per diluire fino a farli scomparire quei fattori, modernità, uomo nuovo, partecipazione, consenso, mobilitazione, che invece erano stati ritenuti caratterizzanti del fenomeno dalla ricerca storiografica a partire dagli anni 60 e che lo avevano reso un fenomeno originale e profondamente, radicalmente diverso dalle dittature autoritarie. Sembra quindi che anche la storia, come più in generale la società, tenda per molti aspetti, ad essere schiacciata su di un presente che cancella la linea del tempo e che getta la sua luce retroattivamente sul passato, piegato alle esigenze dell'oggi. La storia, quindi, secondo attraverso queste interpretazioni, perde sostanzialmente la sua funzione e i fenomeni del passato finiscono per apparire come un insieme indistinto, come cioè, per citare sempre l'intervento di Moro, l'hegeliana notte in cui le vacche sono tutte nere. Quindi fare un tuffo critico in questo passato, nelle interpretazioni del fascismo fuorite dagli studi tra gli anni 60 e 70, rappresenta, a mio modo di vedere, un vero e proprio sprazzo di luce nella notte, capace per giunta di fornirci, nonostante il trascorrere degli anni, una serie di strumenti, di chiavi di lettura utilissimi per capire il presente, i movimenti antiliberali odierni, le loro caratteristiche e radici e su come affrontare la nuova crisi delle democrazie. Solo ponendosi sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto, infatti, scriveva 1000 anni fa Giovanni di Salisbury, credo che sia possibile allargare ancora gli orizzonti e, da una maggiore altezza, guardare più lontano. Grazie, ho finito. Care amiche e cari amici, mi rivolgo soprattutto ai giovani. Per
Quante falsità sono state dette sul fascismo? Dovete farvi una vostra idea. Partite proprio se volete sapere, avere un'idea vicina a come sono andate le cose, proprio da Renzo De Felice. Se non ve la sentite di affrontare la sua opera monumentale, c'è un riassunto proprio, un volumetto fatto, tra l'altro molto agevole, fatto proprio scritto da Renzo De Felice. Poi per il resto, io da giovane mi ricordo, ma è assurdo, proprio gli storici ideologizzati. Quando De Felice parlò di anni del consenso, no, il finimondo, perché il fascismo doveva essere stato assolutamente imposto col terrore e la violenza, cosa non vera assolutamente. Ecco, De Felice, gli anni del consenso. Poi quelli che dicevano Mussolini essere un reazionario, ma lasciamo stare. Guardate i discorsi di Mussolini quando si affacciava alla finestra e si appellava alle camicie nere della rivoluzione. Ma no, ma gli storici hanno un dono che Dio non possiede neanche, dice un detto, eh? Gli storici possiedono una capacità che non ha neanche Dio, quella di cambiare il passato. Quindi cercate buoni storici e in bocca al lupo. Adesso poi pubblicherò altri interventi. Ricordatevi che il Decimo Toro solo è un canale così vario e quindi date un'offerta al Decimo Toro, incoraggiatemi. E penso di proporre video interessanti su tutti i fronti. Quindi ecco, stiamo insieme, procediamo insieme per una conoscenza che ci avvicini sempre di più alla realtà, sia dal punto di vista religioso che storico e sotto i diversi aspetti della nostra cultura. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.